stai portando? Adesso facciamo un po' di chilometri, ci fermiamo in Città di Castello e poi andiamo dopo domani a prendere il traghetto a Napoli e andiamo in Sicilia. Buon viaggio! Grazie! Arrivando la nave. Sì. Scendo qua davanti anche. Arrivo qui davanti perché poi sbarchiamo qui. Ok? Ok. Oltrepassata la Porta Nuova, troviamo subito la caserma dei Carabinieri, con davanti una grandissima lapide posta a testimoniare la memoria ed il rispetto dei siciliani e degli italiani tutti per il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso in una strage nel 1982 assieme alla moglie e ad un agente della scorta. Ed eccoci finalmente davanti all'incredibilmente bella, affascinante e maestosa Cattedrale di Palermo, il principale luogo di culto cattolico della città. Fu costruita nel 1184 in onore della Vergine Assunta in Cielo, su un sito che fino a quel momento aveva ospitato una precedente basilica di epoca paleocristiana. Poi però fu trasformata in moschea durante il periodo di dominio arabo. Quindi riconvertita al culto cristiano con l'insediamento dei Normanni a seguito della cacciata dei Saraceni. Come l'intera città, la cattedrale presenta diversi stili architettonici. Evidenti sono gli elementi romani, normanni, greci, arabi e quelli del barocco siciliano. Dal 3 luglio del 2015
Fucin fa parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Bella, bella. Per la sosta camper a Palermo abbiamo trovato sull'app Caramaps l'ottima area Green Car, dalla quale è possibile raggiungere anche a piedi i principali monumenti del centro. L'area offre tutti i servizi necessari, è tenuta molto bene, è sempre custodita e si trova in una zona tranquilla e sicura. Abbiamo pagato 25 euro al giorno. Siamo a Monreale. Dall'area di sosta si raggiunge comodamente Monreale in 45 minuti grazie all'autobus numero 389.
foto? Sì, sto aspettando per fare la foto. Il Duomo di Monreale è affiancato dal chiostro dell'antico monastero benedettino, realizzato sul finire del XII secolo. Si tratta di una costruzione prettamente romanica, a pianta quadrata di 47 metri di lato, con portico ad archi ogivali a doppia ghiera. Gli archi sono sostenuti da colonne binate, con ornamentazioni alterne, talune intagliate ad arabeschi ed altre con intarsi a mosaico. I capitelli sono istoriati con scene bibliche. Nell'angolo meridionale vi è un recinto quadrangolare delimitato da tre arcate per lato e con al centro una fontana, la cui acqua scaturisce da una colonna riccamente intagliata a forma di fusto di palma stilizzato. L'acqua fuoriesce in sottili getti da bocche umane e leonine. Costruita a partire dal 1174 per volere di Guglielmo II d'Altavilla, re di Sicilia, la cattedrale di Monreale è famosa per i ricchi mosaici bizantini che ne decorano l'interno. Secondo la leggenda, Guglielmo II il Buono si sarebbe addormentato sotto un carrubo nei boschi di Monreale. In sogno gli apparve la Madonna, che gli rivelò il segreto di un tesoro. Guglielmo, fiducioso della rivelazione, ordinò che si sradicasse il carrubo e gli si scavasse intorno. Con grande stupore venne scoperto un tesoro in monete d'oro, che furono subito destinate alla costruzione del Duomo di Monreale. Thank you.
Cari amici, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Nel caso, vi invito a cliccare su mi piace e ad iscrivervi al canale premendo il pulsante qui sotto. Vi salutiamo con un arrivederci alla prossima puntata.